Colazione fatta, oggi è il 9 marzo e vi dico solo che fuori qui ci sono 4 gradi, 4, e io ho l'abbigliamento per la freak. Non era previsto che dovessi tornare indietro in moto e dovessi affrontare il freddo, perché comunque questo caldo non è. Go to Amman e go to Iraq. Lasciamo Petra. Mamma mia, che spettacolo. Petra, Giordania, 9 marzo 2023. Panterona, siamo arrivati anche qui. Go back to Italy. Sono i vostri occhi qui a Petra. Guardate, si vede ancora la luna. Che immensità. La storia dell'umanità. Percorsi 204 km, l'aria continua a essere fredda, molto fredda, vento gelido. Siamo a 38 km da Amman, dall'embassy, l'embassy dell'Iraq. Amman, Giordania, ci siamo nel centro. Questa notte la passerò qua e magari visiterò la città. Purtroppo qui non ho contatti, ma non è detto che non riesca a farmi qualche contatto adesso, visto che andrò a girare anche la concessionaria Honda. Beh, modernissima, c'è addirittura Amazon. Questa è l'ambasciata dell'Iraq. Ambasciata dell'Iraq. E dall'altra parte c'è il consolato. Sono stato al consolato, molto gentili. Il funzionario ha parlato col console e gli hanno spiegato che io andrò in Iraq, quindi chiameranno al border e li informeranno. Dan 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 dan. Fabri Rock arriva la Honda di Amman. Oh yes. Honda è una grande famiglia e qui c'è anche una bella Goldwing. Questo è l'ingresso della concessionaria qui ad Amman. Adesso, visto che mi hanno fatto il check alla catena, l'hanno lubrificata e pulita, gli faccio un regalo. Gli regalo il mio Smotard. Qui c'è la nuova Hornet anche. My friend, this is for you. Present. This is Oh, my thank you. neck tube with the map of my trip. This Is it? company is Smotard, is an Italian company and made the stuff for Dakar. This will be hanged as a souvenir. This. No, you can Nice. use on your motorcycle. This Thank you, thank is you. made for Dakar. Thank you very, very much. Thank you to you, Honda family. See you in ECMA if you come. If you For come to sure, Milan. for sure. Yeah, for sure. This is a great opportunity to Nice. learn. And this is my YouTube channel. You find me everywhere, like Fabri Rock. It's my Yeah, nickname, for sure. yes. What you do is not normal. You have great advice. And the Yes. bike is amazing. I like it Yes, well. yes. Yes, really. We wish you a great trip and we are your family. Thank you so much. Everywhere. Absolutely. Yeah. You finished your Nice bike? to meet you. Yes, everything is ready. We want to take a group photo. Yes. È stato un piacere passare anche la Honda in Giordania ed è bello vedere quanti concessionari ci sono ufficiali, attrezzate, organizzate, perché rendono possibili i nostri viaggi overland, mantenendo la garanzia della nostra moto e la qualità, perché comunque Honda ha una rigida organizzazione dei suoi dipendenti. Ma sono anche una grande famiglia perché c'è molto spirito di collaborazione, di team, e questo l'ho visto ovunque nel mondo, sono tutti affiatati, molto bello, molto bello. Bei quartieri, guardate le case, le abitazioni, tutte di lusso, queste sono tutte case di lusso. Tutto in ordine, una bella città. Amman. La mia stanza d'albergo qui ad Amman. Sono soddisfatto, sono stato all'embassy, abbiamo capito che posso andare dritto al confine, domani andrò dritto al confine, proverò a entrare sabato, decisione presa. Ho trovato questo bel albergo e il proprietario dell'albergo è un pezzo d'uomo, un pezzo di pane. Mi ha fatto parcheggiare la moto dentro in 1 metro quadrato, ha sradicato il cancello, no, l'ha alzato, l'ha tolto perché è un cancello molto piccolo.
ha tolto il cancello, una porta per farmi entrare e mi ha fatto lo sconto, è andato a telefonare per sapere gli hotel possibili da qui al confine con l'Iraq. Insomma, si è sbattuto tantissimo e sono contento che qui in Giordania la gente sia così friendly. Abbiamo parlato un po', lui è cristiano, mi ha spiegato che con gli israeliani non si possono vedere, originario lui è palestinese e sono nemici forever, mi ha detto. E adesso andrò in città, ad Amman, a visitare il centro e a fare un po' di shopping. Poi mi riposo e domani si riprende il viaggio. Ora mi mangio un po' di frutta. Di frutta della Giordania. La cosa migliore è mangiare la frutta in viaggio. La cosa più genuina. Centro di Amman. Sono in auto con Uber. È la cosa migliore da fare. Prendere Uber, prendere il taxi. Perché pensate qui con la moto a schiacciare 100 miliardi di volte la frizione. Adesso andiamo a vedere l'anfiteatro romano. Domani si riparte al confine con l'Iraq e dormirò lì con la tenda, penso, perché non credo che troverò alberghi. Bello, mi piace. Ed eccoci anche qui nel centro di Amman. Davanti a me l'anfiteatro romano. Qua c'è il gelataio turco. Tanti street food, mercatini, frutta, abiti locali. This is Amman. In Giordania sono il 96% musulmani e il 4% cristiani. Il ragazzo dell'albergo è cristiano. Andiamo di là. Abiti locali. Anelli. Orologi. Un po' di volti. Qui ci sono tanti tanti italiani. Li continuo a incontrare. Dieci marzo. Amman. Giordania. Sono quasi le 8, è già un po' che sono sveglio, che traffico, ho preparato praticamente tutto, non restano che prendere il casco e l'ultima, la borsa di serbatoio, andiamo. Si parte per l'Iraq, il mio progetto di oggi è di andare al border dell'Iraq, entrare in Iraq e dormire lì, e domani andare a Baghdad, in una botta unica, sono 500 km, abbastanza problematici. Per il pericolo dell'ISIS, questo è quello che la strada che abbiamo da fare, non c'è altra scelta, quindi go to Iraq. Ok, ce ne andiamo da Amman, qui dove ho dormito, ho tolto il cancello adesso per uscire. I think you have to remove also this, yes. Ho dovuto levare il cancello per farmi uscire, go africano, go to Baghdad. Siamo nel centro di Amman, qui siamo venuti ieri a piedi, oggi è tutto vuoto perché è venerdì e nei paesi musulmani il venerdì equivale alla nostra domenica. Dovrei comprare dei viveri perché dovrò campeggiare wild, ora vedremo come fare. In the center of Amman, Giordania, 8:21. Eccolo qui, l'anfiteatro romano. Sto facendo la spesa per l'Iraq, per dormire questa notte al bordo. Sono carico come un asino. Guardate la borsa serbatoio come carico. Ho messo le acque dietro. E adesso andiamo verso il border. Go to Iraq, Fonterona, go back to Italy, go! Ciao ragazzi, cammelli, che pelosi, belli, sono un po' diversi dagli altri. Ci stiamo avvicinando all'Iraq, mancano 200 km. Qui siamo a Safawi.
Colonnello, buongiorno. Non lo so, questi posti mi sanno di guerriglia. c'ho questa immagine di guerriglia, di guerra, di boom, esplosioni, omicidi. Magari mi sbaglio. Chi è questo dietro sull'adesivo? Saddam Hussein? Mi sa di sì, sì, è Saddam Hussein. Ottimo. Bello questo villaggio da guerriglia urbana. Salam alaikum. Tutti i poster di militari, perché non mettono una bella sospensione rigida nel poster? C'è 23 ora locale, stiamo attraversando questo deserto in Giordania a 100 km dal confine iracheno, si chiama deserto siriano. Purtroppo le zone che attraverseremo sono la terra dell'ISIS, quindi è una zona molto molto delicata, fino a Baghdad e anche nella parte nord-est, fino ad arrivare a Mosul. Stiamo riempiendo le taniche. Meno male che gliel'ho tirate giù, se no mi lavava le borse. Sempre tirarle giù. Sempre più vicino al border, non vi nascondo che l'adrenalina è tanta. Go to Iraq, siamo al border, adesso prepariamoci alla burocrazia, la burocrazia. Abbiamo finito con la Giordania, è stata abbastanza stressante, nessuno quasi parlava inglese. Adesso andiamo dalla parte irachena. Sono le 17, sono dal custom immigration parte irachena. Procedura lunghissima, ma sono molto cordiali. Questa notte dormo qui. Il ragazzo che mi sta seguendo ha detto che mi fa dormire nella sua stanza. Vediamo un attimo. Comunque domani vado a Baghdad, ho cambiato i soldi, ho preso la scheda del telefono, ho fatto tutto. Insomma, ci stiamo avvicinando a casa, ci stiamo davvero avvicinando a casa, sono contento. Sembrano molto ospitali questi iracheni. Siamo bloccati, forse non è il termine esatto, ma siamo bloccati perché di qui non mi posso muovere. Sono chiuso qui nel border perché dopo una certa ora chiudono e non si può più andare, non ci si può più spostare, quindi per andare a Baghdad devo aspettare domani. Quindi mi hanno dato il permesso di mettere la tenda qui. In realtà il ragazzo che mi ha fatto da fixer gli ha dato 30 euro e mi voleva far dormire nella sua stanza perché ha tre letti liberi, ma io non ho voluto perché sono un lupo solitario e quindi ho optato per dormire nella mia cara tenduccia, che è come se fosse a casa mia. Quindi dormiamo qui sperando che i cani randagi non vengano a morsicarmi. Ora montiamo la tenda. La stessa routine in tutto il mondo, montiamo la tenda e dormiamo qua. Ho trovato un punto che sicuramente mi dà più privacy che nella stanza di albergo con ragazzi. Sinceramente ne faccio meno, preferisco la mia tenda mille volte, la mia privacy. Il mio coltello, ho schiacciato tutti i formaggini, sarà meglio che cominci a mangiarli. Ho tanta fame che voi direte che schifo che sta mangiando. Con la fame che ho non è uno schifo. Tonno e formaggini. Sono 19:47, sono nella mia tenda e quindi sono come a casa, la mia moto è qua fuori e adesso mi riposo fino a domani. Sono contento di non aver accettato la camera perché qui mi sento proprio come a casa. Niente, non vedo l'ora di vedere l'Iraq, spero in 3-4 giorni di essere al confine con la Turchia e in 2 settimane sarò a casa dal Beppe. Go Beppe go. C'è una buona notizia. La buona notizia è che i cani randagi si sono forse stancati di abbaiare.
La cattiva notizia è che adesso ci sono i camion che fanno casino. Non so perché, visto che è tutto chiuso. Cioè la strada è chiusa. Boh, vabbè. Niente, questo viaggio mi sta ispirando molto dal punto di vista intellettuale, perché ho capito che voglio studiare di più, voglio approfondire tematiche, materie come la geopolitica, la storia e la geografia, ovviamente, perché la cultura è fascino, lo stato puro. Faccio un esempio, un moto viaggiatore che mi ha ispirato molto è Marcello Anglada, una persona molto molto colta e preparata. E una cosa che avevo notato nei primi video che avevo visto, si notava subito che era una persona molto preparata, e questo fa la differenza nella vita, nel viaggio. E nel viaggio si imparano molte cose in automatico, ma per altre c'è bisogno di approfondire sui libri. E quindi quando tornerò in Italia inizierò a studiare meglio molte cose per capire tante cose del viaggio che ho fatto. Sono tornati i cani anche. Ok, perfetto. Allora è l'ora di dormire. Buonanotte. Mamma mia, sta fatto freddo. 6 gradi di notte, 6 gradi. Ho messo addosso di tutto. Gli uccellini cantano e vedo che è chiaro. Ci prepariamo. Ieri ho speso più di $200 per entrare in Iraq, il visto costa $77, $100 di un pedaggio stradale obbligatorio, e ho pagato poi l'assicurazione della moto per 7 giorni circa $30, e poi il fixer è quella persona che ti aiuta nei passaggi alla frontiera. Quindi ti prende i documenti, si sposta da un ufficio all'altro senza farti perdere tempo, senza intercorrere in problemi linguistici, che poi siamo aperti tutto il discorso a parte, e ha voluto $30, quindi ho speso più di $200, porca miseria. Quindi quando mi chiedete quanto costa questo viaggio, non è tanto la questione di che alberghi usate, perché quello è una decisione personale. Vedete, io dormo in tenda, adesso qua costo zero, anche se qui non c'erano alberghi, quindi sono stato obbligato. Però i costi burocratici sono veramente un iceberg. Se pensate a tutta l'Africa, a tutti i visti, tutti questi fogli che si sono inventati, tutti questi fixer che ho pagato, le navi, la nave in Sudan, l'Ashenafi che ha voluto $500 in Etiopia, la nave per Zanzibar che mi è costata tantissimo, €300. Cioè, pazzesco. Sono stato fortunato di aver avuto l'opportunità di fare un viaggio del genere. Eccoci qua. Border iracheno. Ci sono 7 gradi. Fatto freddo e fa freddo. 7:53. La moto 51.248 km. Oggi è l'11 marzo. Go to Baghdad. Tutto pronto. Smontata la tenda. Fa bello freddo, ma qui sono anche all'ombra, quindi adesso me ne vado al sole. Go. Porca miseria. Faccio per uscire. Mi facendo che devo aspettare, mi deve tipo registrare l'uscita. Arriva il più imbecille dei funzionari militari che ho mai incontrato in tutti i miei viaggi. Si stava pettinando, si è pettinato per mezz'ora, manco fosse una figa, prima di Miss Italia. Si addirittura si pettinava le sopracciglia, con la pancia di fuori, i pantaloni militari sbragati, il fucile sotto il letto. A un certo punto arriva e inizia a dirmi che devo timbrare il foglio, che non mi hanno timbrato, e inizia a fare dei cenni. Poi inizia a scrivere il mio nome, non capisce il mio nome, gli faccio vedere come scrive il mio nome, scrive una lettera alla volta, ci ha messo 5 minuti a scrivere Fabrizio e non ha scritto neanche cognome. Poi dopo, convinto a lasciarmi andare via, esce fuori e inizia a fare cenno di accelerare con la moto. Vroom 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 vroom, money. Mamma mia, proprio quanto è importante lo studio è importantissimo, è fondamentale, avere una cultura è fondamentale.
mio padre, no? Mettiamo Fabri Rock. Sono fermo con Hossein, my brother, from Iraq. Thank you. Sto aspettando l'auto che di security car che mi accompagnerà per un pezzo. Lui Hossein è un militare qui iracheno. Big family, thank you. Welcome, brother. Eccola qui la mia auto di scorta. Salam aleikum. Salam aleikum, Fabrizio. Ok, abbiamo perso più di un'ora. Ora mi scortano. La macchina, la scorta è molto più avanti di me. Li vedo la distanza. Ho perso più di un'ora, come ho detto. E i militari mi hanno fatto fare le foto con le armi, ridevano come dei matti, dicevano per scherzare. Però ribadiamo il concetto, sono contro la violenza, sono contro le guerre, sono per la pace. Sempre e comunque, la guerra non porta nulla, mai, solo distruzione e morte. Guardate gli appostamenti sopra, vediamo cosa mi dicono. Ok, quindi adesso mi accompagnano gli altri. Scusate, ma fa anche freddo, sono mezzo congelato. Thank you! Cosa succede? Facciamo dei pezzi di 50 km e poi ci fermiamo e mi danno il cambio, quindi cambio scorta. Spero che finisca presto sta storia. Di questo passo arrivo a Baghdad domani. Guardate sopra il ponte che corazzamento che hanno, le protezioni, antiproiettili, anti... Hello? Fabrizio? Can I go? Thank you, good day! E vai, sono libero, e vai! Non ci credo, che bello, sono libero, go! Spero che telefonino al checkpoint successivi che non mi facciano perdere troppo tempo, speriamo. Porca miseria. La bellezza dell'Iraq, è un peccato che sia così militarizzato. Guardate queste montagne, sono tutte appostamenti militari, punti di vedetta. Un paese che è stato martoriato dalle guerre durante il regime di Saddam Hussein. Quando ero piccolo ricordo che guardavo la televisione e sentivo sempre nominare Baghdad, i bombardamenti a Baghdad. E ora ci sto andando in moto. È sicuramente emozionante per me. Ora è arrivato questo tutto arrabbiato e dice che mi ha fatto segno che dovevo seguirlo. Boh, io stavo leggendo una storia. Sotto strada qui è una palla, tutto dritto. Ah, di nuovo questi, che duratore di palle. Questo va lento, questo successo. Scorta inutile, non serve a niente. Tanto se tirano una bomba saltiamo tutte e due per aria. Adesso il blindato si è accostato, è arrivato un altro, mi ha detto go go go, e io ho detto go, lo dico io. Boh, quindi non ho capito nulla perché non parlano inglese, quindi l'ho superato e me ne sto andando. Non credo che mi debba scortare, anche perché quello va lentissimo. Va lentissimo. È un bel problema la barriera linguistica. Allora, questo mi ha fermato adesso. Mi tengono il passaporto e me lo ridanno dopo. Porca miseria. Qui c'è una di servizio, mi metto se volevo mangiare, gli tenino. Vabbè, lo fanno per la mia sicurezza, dai. A Baghdad mancano ancora 370 km.
Abbiamo lasciato quelli di prima. Quello lì ciccione mi ha pure bevuto l'acqua, che schifo. E adesso seguo questi. Non mi piace per niente, mi spiace, ma queste procedure così militarizzate, purtroppo sono obbligato. Sono obbligato a passare di qua. Deve essere molto molto pericoloso se bisogna seguire questa procedura, perché non credo che lo facciano per divertimento. Lo fanno per la mia sicurezza, quindi respect, però insomma è così. Go cammellone go. Allora, dovete sapere che mi hanno detto che in molti benzinai in Iraq non si può entrare con la moto, quindi devi riempire la tanica e poi dopo riempire la moto fuori dal benzinaio. Invece qui si può. Avevo già riempito con le mie taniche e ho riempito tutto, serbato le taniche adesso. Bene. Adesso è arrivato questo militare molto simpatico che parla inglese, perché qui trovare uno che parla inglese è veramente un cinema. E appena detto go 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 go, cacchio che non l'ho ripreso, non avevo ancora schiacciato orecchie, cioè manco che mi conoscesse, che ridere. E prima ho parlato con un altro militare che parlava inglese anche lui, ma sono veramente rarità. E mi ha chiesto quanti anni avevo, allora gli ho chiesto quanti anni avesse lui, e mi ha detto 46. Allora mi è venuto in mente di chiedergli della guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo. Allora gli ho chiesto: ascolta, ma com'era quella situazione durante quegli anni? Solo 20 anni fa. Gli ho detto: io mi ricordo, perché alla televisione non si parlava d'altro, e mi ricordo che si parlava sempre di Fallujah oltre che di Baghdad, perché è una delle città che attraverso adesso ci passerò molto vicino. E lui mi ha detto che lui non era un militare all'epoca, però diciamo che la guerra era concentrata solo in quelle città, Ramadi, Fallujah, Baghdad, quindi in queste aree qui era abbastanza safe, ha detto. Vabbè, prendiamolo così. Mi ricordo la vicenda 20 anni fa, dopo il problema delle Twin Tower e tutto quello che è successo di conseguenza. Gli americani sono stati qua parecchi anni, 10 anni mi pare. E quindi niente, ce la prendiamo con calma, non c'è altro modo, per forza, bisogna essere molto calmi, perché qui le attese sono bibliche. Abbiamo cambiato ancora scorta. Ora danno un passaggio a questi bambini, quanto ho capito, boh. O no, gli dare l'acqua. Siamo nei pressi della città di Fallujah, ora vediamo se mi cambiano ancora la scorta. Yeah! Guardate, addirittura abbiamo il militare col mitragliatore. This is only for Fabri Rock. E abbiamo cambiato ancora la scorta, sono le 17.14. 94 km a Baghdad, terribile, terribile, per nulla bello, viaggiare così non mi piace. Ormai il sole sta scendendo, questa che vedete alla mia destra è Fallujah, è stato teatro di guerra, la seconda guerra del Golfo, Fallujah, quante volte l'abbiamo sentita. Una città molto triste, almeno l'apparenza, ai miei occhi. Sono anche i vostri occhi, anche qui in Iraq. Fallujah nel 2023, esattamente 20 anni dopo la seconda guerra del Golfo. Vediamo una moschea. Ora mancano pochi chilometri, 50. Ho cambiato ancora scorta. Adesso seguo questo signore qua, con l'hammer. Oh, non so con che mezzo, sì, con l'hammer. Mizziga.
Sembra infinito, sembra non arrivare mai questo Baghdad. Ho ancora la scorta davanti. Io non ci vedo più niente, non riesco a vedere le buche. E mancano 50 km interminabili, terribili. Terribili, tutto perché ho dovuto aspettare questa cavolo di scorta. Ho aspettato più di un'ora qui, in questa piazzola con la polvere e le macchine che passano così, con l'esercito. Non mangio da ieri praticamente, stamattina ho mangiato 4 formaggini. Ho aspettato la polizia perché non mi fanno andare dall'hotel da solo. Cioè, veramente, penso, la parte più brutta del viaggio questa in Iraq, assolutamente. Sono le 21.35, alle 18.30 eravamo a 50 km dall'hotel, adesso siamo a 20 km. Siamo ancora qua e non mi fanno andare in hotel. Questo è un arresto a tutti gli effetti. Allora, tutto il giorno trattenuto dai militari qui in Iraq, tutto il giorno. Abbiamo percorso neanche 50 km in 5 ore. Continuiamo a fare 3 km e mi fanno fermare. 3 km mi fanno fermare mezz'ora, un'ora. Senza mangiare, gli ho fatto presente che qua è pericoloso. Le macchine sbandano. Guardate. Stiamo passando il fiume Tigri. Questa parte è molto moderna. Questa Baghdad. Qui c'è la Benelli addirittura. KTM, Husqvarna. Pare che abbiamo trovato l'hotel. Hello, do you speak English? Do you speak English? Is this the US hotel? Hotel? Ali. Ali? Ali, Ali. Is your hotel? Okay, I have a reservation. Thank you, good night. Ciao. Ciao, studiate un po' di più. Ciao. Rock and roll. 12 marzo, buongiorno a tutti. Mi trovo a Baghdad. Ebbene sì, mi trovo a Baghdad, Iraq. Ieri sono partito dal border con la Giordania, che dista più di 500 km, e ho impiegato dalle 8 del mattino a mezzanotte. È stata una delle giornate più snervanti del mio viaggio, perché ai posti di blocco della polizia, dopo il primo posto di blocco della polizia, c'è stata una scorta. Una scorta che ritengo abbastanza inutile, e praticamente questa scorta faceva la staffetta, nel senso che io ero testimone e questa scorta mi scortava per un pezzo, ma dopo c'era un cambio di scorta e questo cambio di scorta spesso ha comportato dei rallentamenti, delle attese di mezz'ora, un'ora, ma è stato abbastanza comprensibile nella prima parte del trasferimento questa attesa, ma non è più stato comprensibile quando ero 20 minuti all'hotel. Ho impiegato quasi 5 ore per percorrere neanche 50 km dalla periferia di Baghdad al mio hotel, e con delle attese di un'ora veramente stupide per la disorganizzazione di questa scorta. E oltretutto mi hanno messo a rischio perché mi hanno fatto attendere a bordo strada con macchine che sbandavano e sfrecciavano velocissime, senza quasi luci. Sia la mia moto, io ho tenuto acceso le luci di emergenza, ma l'auto della polizia non aveva praticamente luci, e quindi mi sono molto innervosito e ho perso le staffe, cosa che non ho fatto perché a volte nel viaggio me la sono presa anche con la polizia. Gli ho detto che sono degli incivili, gli ho detto che chiamerò l'ambasciata italiana, perché comunque non mi lasciavano più muovere di lì. È stato una specie di sequestro. Non mangiavo tutto il giorno, ho bevuto perché mi ha dato l'acqua, però comunque ero senza forze e non riuscivo neanche a guidare la moto. In più col buio non vedevo le buche. Insomma, allora la scorta che doveva prendersi cura di me invece mi ha messo a rischio, secondo me. Quindi questo mi ha fatto perdere le staffe. Adesso sono le 7:30 e visto come è andata ieri ho deciso di andare via subito. Cercherò di andare a Mosul
dormire lì in un albergo che è a 100 km dal confine turco e domani entrare in Turchia. Voglio levarmi dall'Iraq. Mi dispiace, ma l'Iraq non mi va proprio di visitarlo. Non è stato un bel viaggiare. Non è viaggiare. E se c'è questo rischio dell'ISIS così presente, non ha senso che io giri qua. Devo solo andare via. Ok, welcome to Baghdad. Vieni qua. Vieni qua. Ho appena lasciato l'albergo, adesso ce l'andiamo. Vediamo quanto dura senza che siamo fermati dalla polizia. Questo ponte attraversa il Tigri. L'Eufrate l'abbiamo attraversato ieri in direzione Fallujah. Tigri e l'Eufrate, questa è la Mesopotamia. Eccolo qui il Tigri. Queste ragazze irachene che vanno a scuola, all'università. Ma quanti ne abbiamo visti studenti in questo viaggio, nella nostra bella Africa? E ora li vediamo anche qui, nell'Asia centrale, nel Medio Oriente, nella Mesopotamia. Qui in Iraq, a Baghdad, capitale. Di nuovo fermato la polizia, ho perso una buona mezz'ora, ma ho fatto il pieno di benzina. Thank you, bye. Gli ho detto di tutto a questi due, non mi volevano più far andare. Cioè gli ho detto, voi scherzate, cioè mi devo andare in Italia. Non è che posso perdere una settimana perché voi mi continuate a fermare. Se mi hanno fatto il visto, sono andato in ambasciata, sanno che attraverso l'Iraq in moto. Basta. Cioè non è una scorta protettiva questa, non è niente, soltanto rompe le palle. Neanche in Nigeria mi hanno rotto le palle così, in tutta l'Africa non mi hanno rotto le palle come in Iraq. 70 km fuori Baghdad e non è mai stato così bello tirare la manetta dell'acceleratore della mia Africa Twin. Via di qua, go back to Italy, go Africona, go! Paesino iracheno, sporco, polveroso, iracheno, ma questo è un genio, questo qui è un genio. Stiamo attraversando il deserto dopo quasi 300 km da Baghdad percorsi già stamattina perché c'è tanta voglia di levarci dall'Iraq. Mosul. Ora devo fare solo un po' di benzina. Non mi fermo neanche a mangiare, voglio andare via da questo posto. Hello! Hey! How are you? Vediamo un po' che dice questo. Magari mi aiuta a fare benzina. Nice to meet you! Fabrizio, do you speak English? Yeah. Nice. Nice bike. Is Honda? Yamaha. 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 Harley Davidson Marlboro Man. Where are you from? Italy. Italy. Yes. You're welcome. Thank you. Erbil? No, border. Turkey border. Gordon? Turkey border. Turkey. Turkey. Yeah. Italy. Look. My trip, Italy, Italy, yeah, yeah. Norway, Cape Town, Sudan, Saudi Arabia, Amman, Baghdad, Istanbul, Italy. It's Mosul. Yes, 5 months. You're welcome. Thank you so much. How to do benzene? Benzene? Yes. Oh, dangerous. Benzene. We go? This orange is the one. What? Ah, it's marriage. But the benzene. Benzene? Me, benzene. Yes. 1 minute. Come. Thank you. Bene, mi interessava questo. Ha perso la sella. My friend, you lose. Proprio l'escavatore sopra. Gliel'ho ripresa io, solo che si è lacerata. È andato dall'altra parte della strada, mi voleva far comprare bottiglie. No, gli ho detto no, voglio dalla gas station, non le voglio comprare bottiglie sporche. Sono stressato da questo paese, pieno di armi. Le armi mi innervosiscono, tutti questi militari qui mi innervosiscono, mi rendono nervoso, molto nervoso. E sono stato costretto a passare di qua perché altrimenti era un casino.
Non ci passo più comunque, non vi preoccupate. La prossima volta invento un altro giro. Too much waiting. Too much to wait. Wait too much. Mi fanno entrare nel distributore grazie a questo ragazzo. Ora poi faccio una foto insieme a lui. Salam alaikum. Thank you so much. Benzin 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 benzin. Eccola qui Mosul, ce ne andiamo a gambe levate da questo paesaccio. Alla fine lascio la moto lì e vado a prendere la benzina come fanno loro in questo paesaccio. Niente, non c'è stato verso, sono entrato dentro e non mi vorrei riempire le taniche di benzina. Quando dico che è un posto di merda, e mi criticherete perché dico così, ma io dico quello che sperimento sulla mia pelle. Via da questo postaccio, via. Ce l'ho fatta, sono tornato indietro perché non ti fanno neanche la benzina nella tanica. E un signore è riuscito parlando inglese a farmela riempire e me l'ha anche pagata. Vai. Ah, sono fermato a mangiare. Si è fatto tardi per colpa mia, perché ho rifiutato la prima benzina del ragazzo e ne ho pagato le conseguenze. Ora per trovare la benzina ho impiegato un sacco di tempo. Ora ho mangiato la frutta qui a bordo strada, adesso riprendo il viaggio. Purtroppo il mio carattere non è facile. Abbiamo ancora 130 km spaccati di questa monnezza di paese. Un paese pieno di armi e basta. Siamo in Kurdistan, che è una regione dell'Iraq, e mi hanno tenuto fermo qui di nuovo tanto, però adesso posso andare e vado a Zacco, dove ho l'hotel. Ho 125 km, ci metterò chissà quanto, boh, 2 ore, forse di più. Volevo campeggiare qui ma non mi lasciano. Eccola lassù la bandiera curda. Bene, go. Bandiera curda, Kurdistan, Iraq, Kurdistan iracheno. Via di qua, via da questo postaccio. Forse il Kurdistan è un po' meglio, boh, non lo so. Il fatto sta che adesso è notte. Benvenuti a Duhok, questa città irachena del Kurdistan a più luci di Las Vegas. Sono in un hotel. Qua in Kurdistan si respira un'aria diversa, molto più rilassata. La gente si lamenta, ho parlato con due ragazzi, mi hanno parlato malissimo di Baghdad. Mi hanno detto che anche per loro è difficile andare a Baghdad, che la gente è veramente cattiva. E che dire, ho avuto un'esperienza, ho conosciuto un militare che mi ha fatto da scorta e mi ha aggiunto su Instagram. E poi mi ha commentato la storia, io avevo condiviso le foto con le armi, ma le ho fatte così a livello artistico. Alla fine le armi, se non premi il grilletto, sono come dei pezzi di legno. Quindi è l'uomo che fa il danno, non l'arma. Quindi avevo condiviso queste foto e dopo ho messo il flag della pace, perché so già che voi poi mi criticate, dite che sono un guerrafondaio, che diffondo, lancio messaggi sbagliati, ma no. Nella storia di Instagram ho condiviso questa bandiera della pace. Lui ha commentato, ha detto: sinceramente la pace è per omosessuali. Quindi lui è una piccola caccola, un piccolo omofobo nelle mani dei potenti, un piccolo soldatino che la libertà non lo sa neanche che cos'è e non la vedranno mai, neanche col binocolo. Quindi mi spiace per lui. Mi vedete? Siete pronti? 1, 2, 3, go!
Salam alaikum. Alaikum salam. Lunedì 13 marzo. Oggi lascio l'Iraq ed entro in Turchia. Dita incrociata per il border perché è sempre uno stress, ma questo dovrebbe essere uno degli ultimi, perché con la Turchia entrerò ufficialmente in Europa. Il problema di oggi e dei prossimi giorni è che attraverserò la zona colpita dal terremoto. Da quello che mi dicono qui nell'hotel, ho parlato con un signore, mi ha detto che l'autobahn, l'autostrada è percorribile senza problemi. Di pernottare in qualche hotel di qualità, non un hotel troppo vecchio, perché se qualcosa dovesse accadere almeno non crollo con l'hotel. Insomma, non ci facciamo mancare nulla, è come un videogame. Il boss finale non arriva mai, o forse ci sono più boss finali che però comprendono tutto il viaggio. Quindi niente, non resta che andare. Go, lasciamo questo paese, l'Iraq, che non mi ha lasciato sereno, non mi ha dato, mi ha fatto passare la voglia di visitarlo. Chris all'hotel, si riparte, lasciamo l'Iraq, go! Go! La moto ha 52.380 km, negli ultimi due giorni abbiamo percorso più di 500 km. Iraq, Kurdistan iracheno, Turchia. Siamo pronti a entrare in Turchia. Eccolo laggiù. Siamo al confine. Ho appena preso un solco dell'asfalto col fango, la moto ha iniziato a sbandare. Il signore mi ha tenuto in piedi. Il mio angelo custode, davvero. Ho le gambe ancora che tremano. Siamo usciti ufficialmente dall'Iraq, dal Kurdistan iracheno, e là davanti c'è la Turchia. Eccola là, la Turchia. Le porte dell'Europa. Per uscire dal Kurdistan iracheno c'era una coda pazzesca. Davvero non avete idea. Cioè quante auto, gente c'erano a questo bordo. Però mi hanno fatto passare davanti a tutti. Prima c'è stato un po' di difficoltà, poi mi hanno aiutato a tradurre. E poi hanno timbrato l'uscita, hanno detto: tu sei italiano, non paghi niente e salti le file. I militari italiani, ok, go. E adesso siamo davanti all'immigration della Turchia. È una grande emozione essere qua adesso, perché la Turchia è il mio ingresso in Europa. Sono in Turchia, manca solo la moto. Siamo in Turchia, ciao bro. Buona Turchia. Siamo in Turchia davvero, ragazzi. Non ci posso credere. Che viaggio, porca puttana. Ora compriamo la scheda. Lì. C'è una notizia. Sono in Turchia. Alle mie spalle il Kurdistan iracheno, l'Iraq. E alle mie spalle ora la Turchia. Ho comprato anche la scheda del telefono, ho cambiato circa 70 dollari, tra dollari, 50 dollari e 30-40 euro di dinari iracheni. E adesso non resta che attraversare la Turchia, verso Istanbul. Conto di essere a Istanbul giovedì o venerdì. Andrò a trovare la Honda Esengul e incontrerò l'ambasciatrice Honda in Turchia, Asil, che ha viaggiato in Africa, ha scritto un libro sull'Africa e la intervisteremo, insomma ci scambieremo le informazioni sull'Africa, visto che adesso anche io sono un esperto di Africa, lo posso dire. Ciao Iraq, la Turchia è la porta per l'Europa, la porta per tanti viaggi, anche se dovessi andare in Australia passerei di qua, è la porta per l'Asia, qui siamo in Asia, passeremo in Europa soltanto ad Istanbul. Il ponte sul Bosforo mi riporterà in Europa. Che emozione! È qualcosa di surreale che sto vivendo ad occhi aperti.
ve lo assicuro. Dall'Italia a Capo Nord, da Capo Nord all'Italia, dall'Italia a Sudafrica, da Sudafrica al Middle East, al Medio Oriente. Allora, siamo a Jizda. Yes. The city. Prima città in Turchia, ho fatto benzina, ma sono tutti. Thank you. Mi sento a casa, qui c'è tutto, la carta di credito, mi hanno offerto l'acqua, il caffè, tutto. Però, va tutto. Thank you. 13.42, oggi abbiamo percorso 223 km fino ad ora e sono a 1500 km da Istanbul. Questa è proprio la zona colpita dal terremoto, almeno, comunque non so dove è l'epicentro, però questa è una zona che è stata colpita dal terremoto e siamo anche molto vicini alla Siria. Sto percorrendo tutta questa strada che corre parallela al confine siriano. Però è molto più rilassata la Turchia, mi sembra di stare a casa. C'è tutto. Da vedere, i benzinai prendono le carte di credito, quindi mi sento a casa. È lo Zambia che non mettono tutta d'acqua. Oggi mi sono fermato prima, sono in albergo, quindi adesso questo è il ristorante dell'albergo, perché avevo i colpi di sonno, in più l'asfalto è deformato e quando ti prende la ruota davanti ti fa sbandare la moto. E piove, e domani pioverà. Mi sono informato sulle zone terremotate, non dovrei avere problemi, non sono proprio lungo la strada che percorro, tranne una zona, però dovrebbero aver riparato i danni, quindi insomma non è disastroso come si vede in televisione. Che tutti immaginavano che tutta la Turchia fosse sotto sopra. Stiamo sfidando il mio stomaco con anticorpi africani. Una specie di... è un misto tra yogurt, latte e acqua. Ghiacciato.